Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie di quella che è stata la settimana appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato sugli investimenti, finanza e sui mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati e siamo ad una nuova settimana di analisi, ma vi dico tutto quello che è successo nella settimana appena passata subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Risparmio, io sono come sempre Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Come sempre parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono avere impattato la nostra vita sociale e soprattutto i nostri investimenti. Ne parliamo come sempre in maniera distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo! Quali sono le tre notizie più importanti della settimana? Partiamo con la prima. Peloton Interactive Inc. ha attirato l'interesse di potenziali acquirenti, fra le quali il gigante dell'e-commerce Amazon.com Inc. Almeno secondo una persona che ha familiarità con la questione, poiché il produttore di ciclette Peloton e un po' tutti diciamo, i prodotti della palestra lotta per mantenere crescita alimentata dalla pandemia. Le azioni di Peloton sono aumentate del 30% del trading esteso quando è uscita fuori la notizia che proprio Amazon sta valutando un'offerta per Peloton e sta parlando con i propri consulenti se e come procedere, almeno è quello che ha affermato questa fonte. Peloton però non ha ancora deciso se esplorerà una vendita secondo la stessa fonte. Seconda notizia, una estensione degli Stati Uniti d'America delle tariffe sui prodotti solari distorce il commercio internazionale ed ostacola lo sviluppo di energia pulita e a basse emissioni. Questo è quello che ha affermato sabato il ministro del commercio cinese. Infatti il presidente Joe Biden venerdì ha esteso le tariffe su quelle che sono le apparecchiature a energia solare importante per i 4 anni successivi, anche se ha allentato i termini per escludere ad esempio i pannelli bifacciali che generano energia su entrambi i lati, che sono dominanti tra i grandi progetti statunitensi. Donald Trump ha infatti imposto le tariffe sulle importazioni di energia solare nel 2018, avvalendosi dell'autorità ai sensi della sezione 201 di una legge commerciale del 1974. I prelievi partivano dal 30% e scendevano fino al 15%. Il ministro del commercio cinese ha in una nota affermato: il governo degli Stati Uniti ha insistito per estendere le misure della sezione 201 nonostante la forte opposizione delle parti correlate in patria e all'estero, e non solo non aiutano nel sano sviluppo dell'industria nazionale statunitense, ma, secondo sempre quello che dice il ministro cinese, distorcono anche il normale ordine del commercio internazionale di quello che è il settore fotovoltaico, poiché è un nuovo prodotto energetico. Terza notizia, anche questa di mio interesse, l'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger, afferma che ci sono possibilità straordinarie, tra virgolettato, per il futuro dei token non fungibili, i cosiddetti NFT, accennando il potenziale che questo può avere nel metaverso dell'azienda, in particolare lui parla di Disney. Parlando in un'intervista con la giornalista del New York Times, Kara Swisher, Iger ha predetto che ci sarebbe stata una esplosione nello spazio NFT mentre il mondo continua la sua transizione verso il regno digitale. Ha inoltre paragonato gli NFT ad altre forme di oggetti da collezione fisici, come ad esempio, lui ha citato nella sua intervista, le famosissime figurine da baseball, tante popolari negli Stati Uniti d'America. Andiamo invece a parlare di numeri e di mercati. Gli indici americani hanno ripreso fiato con diverse giornate consecutive, anche se le tensioni relative alla crisi in Ucraina e il leggero aumento, anche se non estremamente importante, del tasso di disoccupazione hanno rovinato un po' la festa nel fine settimana. Indici che comunque chiudono tutti con un segno positivo, incluse le small cap e mid cap del Russell 2000, che non stavano dando performance positive nel breve passato. Infatti questo indice a chiude la settimana con un bel più 1,86%. L'indice per eccellenza invece, lo Standard & Poor's 500, chiude anch'esso con un più 1,55%, mentre il Nasdaq, grazie alle notevoli performance soprattutto di Alphabet e di Amazon,
chiude la propria settimana con un più che degno 2,38%. L'indice storico americano, invece il Dow Jones Industrial Average, si ferma di poco sopra l'1% in territorio ovviamente positivo. Se invece andiamo a guardare i listini mondiali peggiori, partiamo dal peggiore sicuramente il BIST 100 turco, che lascia sul terreno un meno 16%, e la borsa di Budapest con un meno 2% scarso. Anche il DAX, l'indice tedesco, chiude con un meno 1,43%. Da notare che l'Europa non ha fatto grandi performance, e infatti lo Euro Stoxx 50 chiude la settimana con un meno 1,22%. A livello mondiale invece gli indici migliori sono sicuramente l'Hang Seng, che sfiora il più 4,4%, e l'indice della Nuova Zelanda, quello neozelandese, che si rialza con un ottimo 3,56%. Comunque Oriente è in crescita un po' in tutti i casi, con il Kospi coreano poco sopra il 2,2% e il Nikkei giapponese con un più 2,7%. Se torniamo in patria, il nostro FTSE MIB se la cava rimanendo in territorio positivo, anche se in maniera molto scarsa, con un più 0,14%. Per quanto invece riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, questa settimana ha regalato molto e diciamo che ha relegato pochissimo. Non perché ci siano stati settori che non sono andati in negativo, ma perché il trend rialzista degli indici americani ha aiutato molto anche i settori peggiori. Infatti, se andiamo a guardare questi settori in rosso, il settore delle costruzioni è quello peggiore con un meno 2,8% e i materiali di base, i basic materials, con un meno 2,2%. Anche i gas utilities lasciano un meno 1,8% sul terreno. Se andiamo a guardare l'indice delle felicità, queste le hanno regalate le telecomunicazioni wireless, con questo settore che va a guadagnare un più 10%, sempre negli Stati Uniti d'America, e le vendite online, che hanno dato un regalo di un 8% positivo. Anche auto e logistica sono entrambe abbondantemente sopra il 7% del territorio positivo. Andiamo a parlare nelle tanto amate criptovalute, che Andrea Landiani, mio caro amico, ama tantissimo, che ha dato anche questa settimana passata delle soddisfazioni seguendo molto probabilmente la scia del mercato statunitense. A sabato 5 febbraio, giorno della realizzazione di questo video, il Bitcoin, come dice Alessandro Tassoni, ha regalato un più 10,4% e l'Ethereum è andato più sopra il 17%. Anche il BNB, il token di Binance, quello nativo di Binance, regala un più 8% abbondante. Grande la performance di Solana, che addirittura supera il 21% in campo positivo. Se invece andiamo a guardare l'indice nel suo complesso, il Total Crypto Index inclusivo del Bitcoin ha regalato negli ultimi 7 giorni appena passati un più bel 12,4%. Bene, eccoci arrivati al mini aggiornamento dei mercati di quello che è stato la settimana appena conclusa. Settimana che ci ha forse riportato sulla retta via, e verde via, o magari, chi lo sa, potrebbe essere solo un mero bagliore negli occhi. Solo le prossime settimane ce lo andranno a confermare. Come sempre, spero che questo contenuto sia stato sempre apprezzato e di gradimento, e se così fosse ti prego di lasciare un bel commento ed un bel pollice in su per farlo capire all'algoritmo di YouTube, che tanto si dimentica di me. Poi, se sei nuovo sul canale, ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così non ti perderai nessun nuovo mio contenuto successivo. Buonanotte mercati, torna lunedì prossimo come ogni lunedì, invece noi domani ci vediamo con un nuovo video. E di cosa andiamo a parlare? Di azioni da dividendo australiano. Non possiamo perdercelo, no? Ci vediamo domani. Ciao.